Bella rega, oggi primo giorno al sud, è il 22 agosto e siamo in un bel posto, si chiama Benagil e niente, siamo stati a Lisbona in realtà, un giorno e mezzo abbiamo fatto seratina in cui tutti gli shot erano offerti, non si sa perché. Comunque vabbè, inizio ora il vlog da Benagil, perché poi siamo venuti direttamente qua al sud, anche se Lally c'era già stata. Volevamo ricominciare e quindi inizia ufficialmente la vita in van. Benagil è carino, sì, ma l'acqua non è bellissima, però ha dei bei posti, chissà l'Algarve cosa ci aspetta. Sono qua con la signorina che fa un po' quello che vuole. Andiamo Desi, dai, non mangiare le bacche velenose. Questo è il classico faro, sì. Siamo a... come si chiama? Come si chiama questo posto? Perugamo, no. L'ho scritto anche. Beh, scriverò qua dove siamo. E così, stasera dormiamo qua di fianco e siamo arrivati qua adesso. Adesso arriviamo, andiamo a mangiare e abbiamo messo la macchina in un bel posto, adesso ve la facciamo vedere. Conoscete voi il metodo per lavarsi senza docce? No. Neanche io lo conoscevo. In pratica tu metti la tanica che riempi in giro dentro questa cosa qua e poi ti fai la doccia in questa vista qua. Ciao Sole, guarda dietro una casina. No. Ciao Sole, ciao, sì, grazie per questa bella giornata Sole. Come si cucina il pollo in van? Innanzitutto prendi il pollo, prendi il tagliere, guarda fuori dal finestrino, là c'è il mare, le dune di sabbia, questo è il pollo, questo sono io, questo è Lally. E niente, comincio con affettamento il pollo, perché Lally l'ha preso gigante, ha preso delle bistecche, no, anzi dei polli interi ha preso. E quindi taglia, tagliuzza. Ci vediamo quando l'ho finito di affettare, ci vediamo dopo. Il pollo comincio a fare, l'olio sporcherà tutto, ma non è mai abituato a pulire ogni volta. Ogni volta bisogna cucinare il bando. Sembra una cazzata, bisogna ogni volta pulire quasi tutte le pentole, pulire quasi tutti i bancali, tutto. Perché poi, prima di partire, bisogna mettere tutto in sicurezza che non si sposti. Ma perché quasi? Pulire quasi? Perché un po' la faccio io, poi la vedo. Ah, ok. Quindi io pulisco quasi tutto. Incidente di percorso, si era... è finita la bombola, l'ho cambiata. Ti piace quel van? Quale? No. Quale? Quello? Danno poi, anche un camioncino stile anni hippie. È carino, ma mi sentirei un po' hippie. Guarda, sei un po' hippie, però dove sei? Non cambia il colore del van. Vai pollo! Dai pollo! No, dai pollo! Il pollo ci ha dato una forza incredibile. E forse andremo a surfare. Era buonissimo il pollo comunque. Oppure sfumato col vino. Chef da campeggio. Sono più bravo qua che a casa. La situ è questa e in teoria là in fondo c'è il mare. Ci siamo chiesti. Sembra l'Islanda comunque da qua. Ma che cazzo dici? Sembra il Marocco.
di sarcasmo questo. Hai sbagliato stato. Sono giorni che camminiamo in mezzo al deserto. Non sappiamo dove andare. Per me, per lui? Mi stai sbagliando? Sì. Giornata impegnativa di surf, pericolosa. Vabbè, io no. Sono per lui. Ho surfato le onde più fighe che abbiamo surfato. Molto bello. Siamo a Carrapateira. È stato molto figo. Ho fatto un paio di ore. Lei è quasi morta perché non aveva la muta buona, aveva la muta invernale, non estiva, quindi era molto figo.